Vediamo l'esperimento con il pendolo di Waltenhofen, che è questo qua. Allora, abbiamo un elettromagnete, lo alimentiamo con questo alimentatore, di bassa tensione, corrente continua. La corrente arriva a questa prima bobina e la percorre in questo senso, come infatti si vede anche dal filo. Quindi viene percorsa in questo senso e si forma quindi per la prima regola della mano destra qui il polo nord. Poi la stessa corrente passa qua e alimenta la seconda bobina, però la alimenta nel verso contrario. Quindi, girando la corrente in questo modo, si forma qua su in alto un polo sud. Quindi noi abbiamo due espansioni polari, polo nord e polo sud, e qua in mezzo c'è il pendolo di Waltenhofen che si può far oscillare sia dalla parte piena sia dalla parte vuota. Vedremo che dalla parte piena l'effetto di frenamento è molto più forte. Mentre invece dalla parte del pettine le correnti di Foucault vengono praticamente interrotte da queste fenditure, quindi l'effetto di frenamento è molto più debole. Adesso noi lo mettiamo in funzione. Prima facciamo oscillare il pendolo, si vede, anzi lo giriamo così si vede ancora meglio, e si vede che il pendolo non subisce grossi rallentamenti quando la corrente non ci passa. Poi noi attacchiamo la corrente elettrica e vediamo subito che il pendolo rallenta immediatamente. Quindi questo è l'effetto del freno magnetico. Il pendolo praticamente si ferma subito.